Diciamo che è importante la prima volta, però il sogno che è protagonista di questa storia è stato già protagonista di una favola che ho scritto tanti anni fa per l'UNICEF. Però adesso mi sono proprio scatenata insieme ad Alessandro Carta per dar vita a questo racconto dove si parla ovviamente di sogni e del fatto che i bambini non si devono fermare di fronte a niente, però si va alla scoperta di un mondo meraviglioso che è il mondo sottomarino, dove si incontrano tantissimi personaggi che poi sono personaggi che ci stupiscono ma sono assolutamente reali. Non potevo farne a meno, perché comunque sia io ho dedicato tutta la mia vita a promuovere il rispetto per il mondo naturale, quindi ambiente e animali. Quindi quando ho la possibilità di scrivere un libro per bambini, una favola, devo assolutamente dare qualcosa a chi lo legge. Quindi sicuramente i bambini potranno conoscere il polpo imitatore, potranno conoscere le meduse eterne, potranno conoscere le mante, tanti esseri che popolano i fondali dei nostri mari. Ce ne sono tanti, innanzitutto la fantasia è una grande protagonista perché i bambini hanno bisogno di essere ammaliati e poi però ci sono tante altre cose importanti, il sogno che deve essere sempre al centro della nostra vita, la solidarietà perché bisogna imparare ad aiutare chi è in difficoltà sempre e comunque, la condivisione, la scoperta di tante cose meravigliose che ci circondano e poi anche i valori veri che non sono soltanto la bellezza, cioè bisogna capire quali sono i valori veri della nostra vita e questo per me è molto importante.